L'organizzazione del tempo scuola in relazione agli spazi è sicuramente un aspetto che ha colpito l'attenzione di alcuni studenti americani, frequentanti un liceo texano e impegnati in uno scambio di gruppi classe con il liceo linguistico Marco Polo di Bari. Io sono Blake Thompson, vengo da Houston, Texas. Negli Stati Uniti gli studenti cambiano l'aula e i professori rimangono. I docenti intervistati hanno evidenziato come la questione non sia meramente logistica. Le nostre scuole non hanno questi ampi spazi, ma a parte la struttura, secondo me bisognerebbe anche organizzare diversamente la programmazione. Sono infatti evidenti le implicazioni didattiche connesse ad un percorso di studi individualizzato. Sia un vantaggio per i ragazzi avere questa possibilità di potersi spostare, ma soprattutto di scegliere anche le materie, le discipline, le lingue. Che gli insegnanti avevano la propria aula, che vuol dire di poter allestire l'aula per quanto riguarda la tua didattica. È molto bello questa cosa. Ritornando ai ragazzi concretamente impegnati nelle attività didattiche, ci è sembrato di assoluta evidenza il valore aggiunto che può essere dato dall'esperienza di uno scambio di classe. Gli studenti americani, soggiornando a Bari e partecipando alle attività della scuola pugliese ospitante, stanno avendo numerose occasioni per imparare l'italiano. E apriva un occhio per vedere chi fosse di Marzo. Di Mazzarò. Ma anche gli studenti del Marco Polo si stanno avvantaggiando della presenza in aula di studenti madrelingua inglese. Stimolanti riflessioni sulla valutazione ci sono state fornite dalla docente americana, la quale, avendo avuto esperienze sia in Italia che negli Stati Uniti, ha potuto comparare i due sistemi di istruzione. Il sistema scolastico americano per me era stato estremamente positivo. Poi pian piano diciamo che mi manca spesso la libertà invece di insegnamento del sistema italiano. Si può essere estremamente creativi. E diciamo che la valutazione viene fatta solo alla fine di tutto un percorso, che può anche essere lungo qualche settimana, non viene richiesta una valutazione settimanale. Negli Stati Uniti invece ogni 6 settimane viene data una pagella. Sarà solo un caso, ma proprio in questi giorni, mentre sono ospitati gli studenti americani, nell'Istituto Marco Polo sono stati organizzati dei seminari Ocse Pisa, allo scopo di approfondire il tema della valutazione in riferimento ai quindicenni provenienti dalle scuole di diversi paesi, europei ed extraeuropei.